Nuova puntata di Lunamark, stiamo andando avanti a pieno ritmo, stiamo raccogliendo anche un sacco di feedback, il marketing serio raccontato in maniera però un po' divertente, un po' scanzonata, perché ci vuole questo tipo di sobrietà. Allora, di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo del tema evergreen delle recensioni, che nel B2B sta avanzando a sprombattuta, quindi un tema che per le aziende che si occupano di marketing come noi va assolutamente toccato, e riguarda il mondo del B2B. Nevio, recensioni, che consigli vogliamo dare ai nostri amici? Poi ho portato qualche simpatica recensione da leggere per far capire come non bisogna perdere il controllo anche quando il cliente magari ti fa arrabbiare e approfitta di questa potente leva che ha nelle sue mani. Hai detto bene, Andrea, una potente leva, nel senso che oggi il cliente, perché in realtà non lo definirei solo consumatore, perché poi si rischia di pensare che il tema delle recensioni riguarda soltanto l'impresa che vende appunto al consumatore, che sicuramente è più evidente il fenomeno, ma in realtà esiste sempre a prescindere, perché qualsiasi sia il soggetto che fa un acquisto, ormai qualsiasi piattaforma, ma anche non piattaforma, perché tu per esempio puoi essere un'impresa che non ha venduto su Amazon, cito un esempio, ma ha le pagine social, e quindi a quel punto che cosa succede? Succede che il tuo cliente può rilasciare una recensione, e fin qui il problema non c'è, ma dipende che tipo di recensione è, perché se il rischio è quello di avere il filotto di recensioni negative, beh, qui inizia ad essere qualche problema, perché le persone guardano, si documentano, cercano informazioni. Mi è capitato qualche giorno fa, ma è capitato sicuramente un sacco di volte anche a te, di dover scegliere un albergo, nel caso specifico, la prima cosa che ho fatto è quella di andare a vedere le recensioni, ma nel B2B vale la stessa cosa. Quando una buyer persona decide di scegliere o meno un fornitore, va su Google, guarda se ci sono recensioni, e se vede qualcosa di negativo, beh, qualche problema. È un problema. Sì, come dicevi te, beh, da una parte, insomma, questo è un incentivo senza ombra di dubbio ad alzare la qualità del proprio servizio. Questo è importante, quindi dare ancora più potere, ancora più parole, ancora più interazione al cliente, c'ha la sua parte positiva, perché è un motivo. Non è che ci tirano qualche petardo, no? Come no, sento dei gatti. Stanno uccidendo dei gatti, povero. Vabbè, torniamo seri. Stavo dicendo, le recensioni sono uno stimolo per fare meglio, però ovviamente bisogna fare attenzione sul servizio reale che si dà, perché tipo, voglio leggerne qualcuna, perché veramente mi viene già da ridere. Allora, le ho pescate della ristorazione, perché insomma è il tema più facile, quindi andiamo sul B2C, ma vale, sono, anche certo, ci sono veri e propri siti che raccolgono proprio le recensioni, quelle più divertenti, quindi basta andare su Google, citare un po', ma per far capire la complicazione del tema, la struttura del tema. Allora, questo ristorante che risponde a un cliente che lamentava che i spaghetti c'erano molti gusci e poco pesce. Abbiamo fatto apposta, risponde lui, il pesce l'abbiamo dato al suo vicino di tavolo, che era più ricco di lei, molto più ricco, e per sua sfortuna, avendo troppa affluenza, dobbiamo filtrare i desperados facendogli arrivare catalane solo di gusci. Vada sulla rolo in piscina. Beh, non male questo primo intervento, no? Cioè, insomma, allora, questo... Poi ne leggiamo qualcun'altra. Se anche, voglio dire, ci sono situazioni di questo tipo, intanto vorrei che, magari Nevio, dillo tu, risposta o non risposta, perché tanti ce l'hanno chiesto, anche rispondere anche alle recensioni negative. Allora, sai, prima di darti questa risposta, sai cosa mi viene in mente? Il mondo dei social, sai chi è che mi fa veramente cioè, Mentana. Tu hai visto Mentana come risponde ai commenti? Risponde in modo... Webtel, ha creato Webtel. Ecco, certo. è la stessa cosa. Cioè, diciamo che, allora, al netto della linea che tu puoi avere, nel senso che il caso di Mentana, lui è uno che tende, certo, a risponderti proprio con questo stile. Ma allora, rispondere o non rispondere? Io sono dell'idea che bisogna tendenzialmente rispondere sempre,
È chiaro che dipende da quanti commenti, recensioni hai, perché è chiaro che se sei, come dire, certo, uno, ma non è il nostro contesto, ma se sei una persona che ha tonnellate di commenti, è chiaro che lì non è che puoi stare, certo, a rispondere ad ogni singolo. Ma contesto, magari nel B2B capita. Contesto di tipo meno. B2B non capita, quindi io sono dell'idea di rispondere sempre anche ad una critica negativa che può essere intanto presa come spunto tuo per migliorare, ma secondo me se tu dai una risposta pronta, puntuale, che fa capire che stai cercando di risolvere se si è creato un problema, il cliente potenziale che va a vedere quella recensione anche negativa, ma vede un'azienda che ha risposto, che si è attivata, che ha risolto la soluzione, in realtà può essere un punto a tuo favore. Ovviamente quello che dico io è dipende dalla recensione, perché poi ci sono quelli, certo, che te la fanno senza in realtà una reale motivazione, tanto per, allora lì è chiaro che rischi di perdere soltanto tempo. Stravagante, occhiali discutibili a me, ma come ti permetti, pagliaccio, che eri agghiacciante, smetti di comprare su ASO se fate un guardaroba da uomo. È interessante questa risposta. Secondo me, allora, mentre quella di prima che hai letto era secondo me un po' più comica, questa è bella pesante. Quindi secondo me il rischio nel rispondere così è che si innesca un dibattito che non porta poi a nessuna parte. Qua sento gatti, bambini, sento di tutto, e quindi il tema è dare questo tipo di assist a una persona che poi magari sul web, come abbiamo detto anche tempo fa, trovi spesso anche delle persone che, come dire, appena possono rompono le scatole, quindi il rischio è qua di entrare in un circolo vizioso che non porta a nessuna parte. Ma scusa, ad un cliente di Reggio Emilia che dà 3 pallini su 5 ma esprimi dubbi su un piatto servito, il proprietario ha risposto così: vista la tristezza che manavate, mi sono visto bene dal parlarvi, in pratica mi facevate schifo. Insomma, non sono risposte da dare, dai. Certo, no. Io sono dell'idea che bisogna trovare l'aspetto costruttivo anche su una recensione negativa. Io sono di questa idea qua. Allora, tu devi cercare sempre di comprendere le ragioni di chi sta dall'altra parte, ok? Se dall'altra parte, come dicevo prima, c'è qualcuno che ti solleva una critica sulla quale puoi anche fare dei ragionamenti, perché non bisogna pensare di essere, secondo me, sempre perfetti, cioè, e comunque può essere uno spunto per migliorare. È chiaro che deve essere una critica costruttiva, perché altrimenti, ripeto, perdi tempo. Allora io lì sono dell'idea che quando vedi questo tipo di recensione, nemmeno stare in questi casi qua, nemmeno stare a rispondere, perché non ti porta da nessuna parte. Sì, una cosa importante però sul tema, perché più di qualcuno, quando abbiamo affrontato questo tema, magari ha detto sì, però effettivamente questo problema a noi non riguarda, abbiamo macchinari industriali, facciamo questo tipo di vendita, non abbiamo questo problema. Attenzione che, come abbiamo detto in apertura, e ci sono sempre più piattaforme, ci sono sempre più sistemi per la raccolta dei feedback dei clienti anche nel mondo B2B. Quindi abbiamo fatto un po' abbiamo preso spunto con qualche battuta sul mondo consumer, ma attenzione che nessuno è al riparo e bisogna essere assolutamente orientatissimi al cliente, perché ha un potere decisamente più forte rispetto a prima, sa di averlo, e poi, come abbiamo detto, il cliente speculino, eccetera eccetera, c'è il cliente che approfitta di questa roba qua, quindi facciamo attenzione. Poi naturalmente dipende da quanti clienti devi gestire, la mole, la quantità, ma in linea di principio questa sensibilità ci deve essere. Mi ricordo che avevamo fatto un caso di un'altra azienda che investe un sacco di soldi nella formazione, ma il suo una fettina piccolissima del suo personale aveva creato dei problemi con il consumatore, in questo caso finale, e di nuovo anche lì problemi con le recensioni e quant'altro. Se vogliamo divertirci, basta andare nelle filiali bancarie, guardavo, ecco, le banche, il sistema banche, lì ne hai di tutti i tipi, tutto, perché poi sono abituati a dare un servizio, in certi casi approssimativo al cliente, poi, che si sfoga. Assolutamente, si sfoga e dopo ti massacra. Secondo me, ecco, l'altra cosa che possiamo dire è incentivare il rilascio delle recensioni. Spendiamo una parola su questo. Sì, perché alla fine si collega al grande tema delle testimonianze. È tutto collegato al tema delle testimonianze, però mentre se tu fai un acquisto su Amazon, poi il sistema in automatico ti chiede di recensire quel prodotto, ma se tu sei un'impresa, puoi mandare qualche comunicazione dopo che tu hai consegnato il tuo prodotto, erogato il tuo servizio, e chiedere, vai su Google, sulla mia pagina, sul mio profilo Google, rilascia una
recensione, una testimonianza, vai sulla pagina Facebook, perché alla fine ricordiamoci che questa roba qua Google la indicizza. Quando il cliente potenziale cerca il nome e cognome della tua impresa, trova quelle pagine, e se trova recensioni negative è male. Se non trova nulla non va benissimo, ma se trova delle recensioni positive che tu puoi incentivare, beh, lì ovviamente hai dei punti in più rispetto a qualcuno che non le ha. Quindi ecco, questo è il suggerimento. Ecco, anche. Mi collego a questo discorso che stai facendo, perché per esempio anche recentemente abbiamo avuto con un cliente un progetto dove si cercava di fare un'attività di pubbliche relazioni, di comunicati stampa online, proprio perché c'erano state delle informazioni negative su questa azienda, non in questo caso dovute a recensioni, ma il fatto che questa azienda se la passava male e stava per chiudere. Quindi quando uno andava su Google e scriveva il nome del brand, c'erano queste notizie anche datate ma vecchie. Occhio che ciò che si scrive in rete resta, quindi attenzione a non sottovalutare il fatto che tu mandi a fare in C punto un cliente, questo qua si attacca da qualche parte, scrive una relazione, scrive, resta agli atti, ti ritrovi a pagina 1 o 2 di Google, perché magari l'ha scritto su un portale importante, e questo può accadere. Quindi certo, non necessariamente il TripAdvisor della situazione, ma il portale in questione. Quindi mi raccomando, mandate a quel paese i clienti, ma solo quelli che sapete che non mettono recensioni negative. Va bene, a parte le battute, seconda parte di questa puntata, mentre aumentano come sempre i fumi e gli sbalzi di temperatura, parliamo di, è sempre un po' legato al punto precedente, a fare attenzione a ciò che si comunica, perché alle volte si può creare un crash dall'altra parte. E mi viene in mente, qualche settimana fa c'è stato per esempio la Jerry Scotti con la Hunziker, che hanno fatto una battuta, mi stavo riferendo a questo tema, sulla comunità asiatica, ovviamente senza alcun tipo di volontà di innescare polemiche, proprio giocando, ed è venuto fuori un putiferio. Oppure, sempre per restare in questi termini, qualche anno fa Dolce & Gabbana, sempre nel mondo asiatico, aveva fatto quella comunicazione prendendo qualche cantonata con danni incredibili. Poi, ora sempre cinesi, sempre gli asiatici. Certo. Anche certo. Noi ho detto certo, no. Adesso, vabbè, noi insomma, a parte che abbiamo avuto anche dei collaboratori, e a parte insomma che siamo tifosi dell'Asia, per ovvi motivi. Ci ho detto, voglio dire, come può impattare questa roba qua in una PMI? Perché il tema è, queste sono cose che sono venute fuori con situazioni appunto di personaggi famosi, VIP e quant'altro. Però la verità è che bisogna fare attenzione, legandoci un po' anche al tema della facilità di scrivere un commento, di fare, da parte di chi sta dall'altra parte, di fare delle critiche. Quindi dobbiamo veramente fare attenzione a come comunichiamo, sì, anche se pensiamo di essere, come dire, al riparo da critiche. Ecco, l'errore non commettere è pensare di esserlo, no? Di esserlo. Beh, la prima considerazione secondo me è che quanto potente è la comunicazione, lo è sempre stata, ma oggi ancora di più, perché tu hai citato degli esempi di grandi brand che comunicano con mezzi di comunicazione di massa, ma oggi esiste il mondo dei social, esiste internet, e quindi se tu commetti un errore nella tua comunicazione, beh, attenzione che il rischio è che si diffonda in una velocità pazzesca, e quindi anche tu che sei una piccola e media impresa devi fare molta attenzione a quello che dici e a come lo dici, perché va bene, magari tu non avrai il problema della comunità asiatica, però quello che tu comunichi arriva, e il rischio è che arrivi un messaggio sbagliato e che questo poi sia un boomerang nei tuoi confronti. Quindi la comunicazione è veramente fondamentale, è un'arma potentissima che tu puoi usare a tuo beneficio, ma il rischio di scivolare su una buccia di banana e di commettere un errore c'è, e devi fare attenzione anche a chi metti in mano la tua comunicazione. Certo. Perché anche questo è un grande tema. Certo. Perché oggi sembra che la comunicazione, il marketing sia cosa da
lo fa mio cugino, mio nipote, lo stagista della situazione, e tu magari non ti rendi conto che esce un messaggio che non va bene, esce un messaggio che invece che darti dei benefici ti porta, nel migliore dei casi magari una brutta figura, ma in casi estremi anche ti può fare anche dei veri e propri danni, quindi ecco, molta attenzione. Assolutamente sì, ma al netto, perché poi ci piace sempre magari prendere l'esempio più altisonante, ma poi dopo portarlo a livello della PMI. Anche una PMI deve stare attentissima a questi aspetti, perché tornando poi, è tutto collegato al discorso recensioni, certo, social, sì, che parlavi sì. Te. Cioè il tema è un fatto, un accadimento, una notizia che magari viene ripresa dal quotidiano locale, non è più come una volta, mi viene in mente qua, voglio dire, noi siamo nati e viviamo in quel di Trieste, città ovviamente più bella d'Italia, mi raccomando, number one. Chiusa parentesi, c'è il quotidiano locale, il piccolo. Il piccolo in termini di tiratura non se lo fila nessuno, ma oggi fa 20.000 copie, 30.000 copie, è una roba da desperato. Un saluto agli amici, saluto amici del piccolo. Però a parte questo, il concetto qual è? Però c'ha un portale, e quindi nel momento in cui tu vieni pubblicato, adesso ci scriveranno che abbiamo parlato male di loro, quindi... l'ipogrifo parla male del piccolo, se lo scrivono, uno poi dopo va su Google, scrive il nome del nostro brand ed è associato ad una notizia magari ripresa dal quotidiano locale, che però ha un sito che è un portale, viene visto, viene letto, e ecco l'amplificazione, no? Oppure è la stessa cosa che viene poi il tam-tam fatto nei social network, eccetera, eccetera. Mi viene in mente sempre la nostra città Trieste, dove ci sono dei gruppi incredibilmente ampi di discussione, okay? Ce ne sono decine di migliaia di persone, e quindi la viralità, e quindi anche un fatto piccolo, magari legato alla tua azienda, magari legato al tuo brand, bisogna fare attenzione a questi aspetti, perché possono essere delicati, soprattutto con il sistema di amplificazione che c'è oggi, che social network, piattaforme, siti, portali, amplificatore, ovviamente dobbiamo vederle nella maniera positiva questa leva, ma no? Infatti, cioè ma la infatti, stessa ripresa di una notizia. Hai detto giusto, cioè secondo me dopo bisogna fare attenzione a non andare nell'estremo opposto, cioè perché c'è anche questo rischio di aver paura di comunicare, tradotto significa che non comunico perché è questo... E l'effetto, come dire, non puoi rischiare di correre questo rischio, certo. Qui, ok? Perché in realtà, come hai detto tu, è un grande vantaggio che tu oggi hai che una volta non hai. Il concetto, come hai detto tu, di megafono, di amplificatore, quindi tu devi sfruttare le potenzialità di questi strumenti. Però, come dire, è come avere un'automobile, no? Nel senso che l'automobile, se tu la guidi senza patente, non hai fatto tutti i corsi del caso, rischi di schiantarti. Ma mica che la gente non va in automobile. L'automobile è uno strumento fondamentale, no? Per poterti portare da una parte all'altra. Allo stesso modo la comunicazione, e oggi tu hai veramente una grandissima opportunità di far arrivare il tuo messaggio veramente in modo semplicissimo e immediato dall'altra parte del mondo, facendo attenzione, perché ci sono delle regole magari anche non scritte anche su come si comunica sui social. La comunicazione non deve essere tutto uguale. Come comunichi, se devi comunicare su un social rispetto a un altro, non è la stessa cosa rispetto a una comunicazione scritta, una comunicazione di persona. Quindi c'è tutto un mondo enorme all'interno o dietro alla comunicazione, che è giusto tenerne conto, perché se non hai la giusta attenzione, rischi di appunto commettere degli errori che poi ti possono costare anche caro. Certo, non so se l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, siamo limitrofi ad uno zoo, quindi se sentite rumori strani eccetera è perché gli animali ci vogliono un sacco camminano. Di bene. E cos'altro c'è da aggiungere? Abbiamo toccato un po' tutti i punti, l'importanza di... Ci colleghiamo concludendo, non pensare che l'importante è che se ne parli, perché se ne parla, scusami il gioco di parole, male, è meglio che se ne parli. Chiaro. Ok? Quindi sfruttiamo ciò che oggi piattaforme, social, eccetera, ci permettono di fare, ma cerchiamo di farlo in chiave positiva. Ok? E affidati a dei professionisti, perché la comunicazione è affare seria. Molto, molto seria. Direi che con questo abbiamo finito, mi raccomando, buon marketing e alla prossima puntata di Lunamark. Ciao!